Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. La showgirl trentina Alessia Merz ha deciso di tagliare i ponti. La missione clamorosa gela i fan del volto di non è la Rai. Alessia Merz è balzata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione al programma Non è la Rai, ideato e diretto da Gianni Boncompagni. La giovane al tempo aveva militato a fianco delle colleghe Ambra Angiolini, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Pamela Petrarolo ed Alessia Mancini, tra le altre, allietando milioni di adolescenti con balletti, canzoni e sketch in diretta. Nell'annata televisiva 1995-1996, inoltre, ha danzato sul bancone di Striscia la Notizia, e nel 2004 ha deciso di mettersi alla prova nell'avventuroso survival game, l'Isola dei Famosi, ma è stata eliminata nel corso della quarta puntata col 57% dei voti. La showgirl ha in seguito rarefatto sempre più le sue apparizioni in video, e rifiutato alcuni ingaggi eccellenti, ed il motivo è assai semplice. Alessia Merz non può allontanarsi dal marito e dai figli, Alessia Merz ha ruota libera circa il suo addio alla TV. L'avvenente soubrette sembra aver archiviato i suoi trascorsi televisivi, e ad oggi si dedica a tempo pieno alla cura dei due figli, nati dal matrimonio con il calciatore Fabio Bazzani. Alessia Merz ha infatti confidato a Il Corriere della Sera di aver rifiutato nel 2022 una nuova offerta da parte degli autori de L'Isola dei Famosi. Ed ha argomentato: le proposte importanti ci sono anche per i reality. Mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all'edizione che è appena iniziata de L'Isola dei Famosi. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi. Potrebbe andare a fuoco la casa. Ha poi ammesso: sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta, e sono soddisfatta della mia decisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari, ma lo show business è spietato, e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione. Personalmente, ho fatto una scelta, e mi piace, Alessia Merz ha infine dichiarato. Ho vissuto due vite bellissime. Una che mi ha permesso di togliermi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto. L'altra che mi rende felice come moglie e mamma. E ha concluso. Oggi faccio i compiti con i figli. Li sgrido quando c'è bisogno, ma non sono una casalinga disperata.